Ciao a tutti i lettori di Betteris.it, io sono Michele. E io sono Simone, ciao. Inauguriamo la nostra prima giornata al Festival di Venezia con questo videoblog. Da dove iniziamo? È il nostro primo giorno al Festival ed è il nostro primo Festival di Venezia. Siamo arrivati ieri sera, quindi da stamattina abbiamo cominciato a guardarci attorno, insomma. Assaggiare l'atmosfera. Stamattina eravamo un po' spaesati perché fino alle 10:30, 11 un po' perplessi. Sì, non si è vista molta gente in giro, ma abbiamo capito che il festival si anima dopo pranzo, all'ora di pranzo, ma bisogna dare il tempo alla gente di svegliarsi. Sì, inoltre pare che non sia una edizione particolarmente animata, almeno a livello di partecipazione del pubblico. Cosa che ci è stata detta, sì, da persone che hanno visto altre edizioni, e magari nel weekend dovrebbe popolarsi. E i film importanti comunque devono ancora essere presentati. Oggi il primo film che abbiamo visto è stato The Iceman. The Iceman di Ariel Broman. Esatto, cosa ne pensi? Dunque, è un thriller, io l'ho trovato, non è un brutto film, l'ho trovato un film un po' generico. Diciamo che già l'idea di scegliere Ray Liotta per fare il gangster e Michael Shannon per fare lo psicopatico è una scelta abbastanza banale. A me Michael Shannon non è piaciuto perché interpreta il ruolo che fa sempre, ovvero quello del pazzo, recita anche un po' troppo. Diciamo che il film ha una buona tensione che non cade mai dall'inizio alla fine, ma è, diciamo, solo una cosa superficiale, non va mai più in profondità di così, quindi io non l'ho amato particolarmente. A me il film è piaciuto abbastanza, mi è piaciuto il casting che tu non hai tanto apprezzato, mi è piaciuto tantissimo Winona Ryder, che abbiamo poi visto in conferenza, stampa un po' provata. Il film è godibile, è emozionante, ma a me ha emozionato più di tanti altri film. Mi è piaciuto, senza sbilanciarsi. Dopo la proiezione e la conferenza stampa di The Iceman siamo andati a vedere. Dunque, nel pomeriggio siamo andati all'inaugurazione delle giornate degli autori, esatto, che si aprivano con 4 cortometraggi promossi da Miu Miu, diretti da 4 donne. Ne eravamo seduti non lontani da Miu Miu, da e proprio Miu Prada e da Miu Miu. Da, sì, Prada. Da Willem Dafoe, perché la moglie di Willem Dafoe, Giada Colagrande, era la regista di uno dei 4 porti, il più brutto dei 4 porti. C'era uno molto bello diretto da una regista e sceneggiatrice argentina, Lucrezia Martel, molto bello, quello mi è quello piaciuto, era molto bello, molto, intitolato Muta. Sì. E eravamo seduti vicinissimi a Florence Welch. Così. La cosa ci ha molto emozionato. E dopodiché, dopo questi 4 corti. Sì, la cosa tragica è che dopo è iniziato Pinocchio di Enzo Dalò. Noi sono qui facciamo una. Che da cui siamo appena usciti, siamo piuttosto provati. Sconvolti. Cioè dura 1:20, ma. A me sono sembrate 3 ore. No, ragazzi, non so. Io non ci credo, secondo me c'è un errore nel bollettino, non sono stati 78 minuti, non ho visto quando è iniziato. No, non ce la si fa. È davvero. Non lo so, non riesco a salvarlo da nessun punto di vista. Tanta gente si è alzata durante il film, se n'è andata, Florence ha abbandonato, è stata stoica, se n'è andata solo 10 minuti dalla fine. Però è stato abbastanza imbarazzante, mi aspettavo una reazione molto più fredda alla fine, ma c'è stato un applauso. C'è stato l'applauso. C'è stato l'applauso e anche abbastanza non so numeroso. Come abbiamo fatto. Noi siamo scappati perché abbiamo sentito l'inizio dell'applauso e siamo usciti. Boh, comunque già in generale l'idea di non aver bisogno di un altro cartone animato dedicato a Pinocchio, è poi così doloroso pedisseco rispetto a dolorosissimo, so, lunghissimo, brutti pezzi musicali. L'unica cosa che forse si poteva apprezzare, magari penso, era la tecnica di qualche cosa. C'era una scena di animazione un po' più grezza rispetto alle altre onirica, che era carina. Per il resto la nostra giornata non si conclude qua, stasera probabilmente tra mezz'oretta andiamo a vedere. Andiamo a vedere Stories We Tell, che dovrebbe essere un mockumentario diretto da Sarah Polley. Esatto, e non
lo so. E basta, poi vediamo cosa c'è in giro da fare stasera. Stasera speriamo in una festa con Florence, se la troviamo, e domani abbiamo altri programmi, vi aggiorneremo, probabilmente faremo un altro videoblog, ne faremo un po' nei prossimi giorni, domani speriamo di avere con noi Gabriele Niola e Andrea D'Addio. E niente, per oggi è tutto. Io devo tornare in sala perché ho perso gli occhiali da solo. Bene, dopo questo aggiornamento tragico, a presto e alla prossima. Ciao. Ciao a tutti.